Oh, ciao Giorgio, siamo qui. Una novella, ciao carissimo, allora siamo qui come ormai siamo un po'. Diciamo che si. Aspetta, non ti sento bene, è un problema di audio. Senti, vedi un po' l'audio di metterlo a posto. No, io non sento bene la tua voce. Un attimino, forse vediamo un po', perché se, ti sento debolmente. Un attimo, prova a parla adesso. Allora, mi senti? Adesso sì, ecco, ti ecco. Stavo dicendo... No, non vorrei far la figura di... No, no, va bene, adesso di Yahweh, di Yahweh nel deserto, no? Che no. Parlava a così, insomma, perché se capivo un cazzo. No, ascolta, allora dicevo... No, no, stai a sentire, no? Dicevo... Allora Mosè, che gli antichi chiamavano Mosè, sì, sì. Dice, ma io qui... Non ci capisco un cazzo. Allora dice vado sul monte, ecco, dicevo, c'è il rischio, capito, che si impiccava, sì, capito, sì, una pietrata in testa, capito, povero Mosè. Capito? Dicevo, volevo partire, allora, a questo punto, diciamo, niente, partiamo allora con le notizie, poi volevo dirti che ormai, diciamo così, siamo senza volerlo un po' radio della Catena della Libertà, che anche a differenza della radio che noi non ci piaceva, quella radio Londra, diciamo, a noi ci si può anche vedere, oltre che sentire, capisci? È una radio un po' particolare, perché uno ci può anche vedere, anche se non in diretta, ma ci può vedere e quindi anche quindi no, sentire. Il fatto che ci veda, contrariamente a quelle teste di minchia e facce di tolla che si presentano regolarmente in televisione a raccontare le balle che gli fanno dire, noi, la nostra faccia è questa, noi ci mettiamo la faccia e anche la nostra testa, esattamente i nostri pensieri, se qualcuno che ha qualcosa ecco, da dire, io anche di questo se lo venga parlare. A dire. Esattamente. Troppo anche di questo, adesso senti, io volevo un attimino... Quello che diciamo... Sì... Sì, sì, ti volevo dire allora un attimino, ti volevo aggiornare un attimo su quello che è il sito di Press TV, che è l'emittente di Stato, diciamo, iraniana, che appunto ci aggiorna un po' su quello che è la situazione siriana. Ecco, allora qua dice che la Siria ha chiesto all'ONU di prevenire l'aggressione nei suoi confronti da parte degli Stati Uniti. Poi parla che gli inglesi insomma praticamente anche se hanno detto di no, però un supporto agli americani glielo danno lo stesso, no? Anche se non proprio palese, comunque poi dice, non possono fare diversamente, esattamente, poi dice sono inchiodati nel fronte occidentalista. Sì, e allora dice che un'eventuale guerra alla Russia, dice, cioè scusa, la Siria, come dicono i russi, può rischiare di mettere in dubbio quello che è stato definito la Ginevra 2, quindi colloquio per un'eventuale pace. Ecco, e poi ancora qui che dice l'ultima notizia che le navi da guerra americane stanno muovendo verso la Siria. Tanto per aggiornarci. Poi invece volevo dedicare un pochi minuti qui a quella che è la situazione in Siria, in cui si dice che un terzo della popolazione è costretto a lasciare le case e quindi che la Cina è preoccupata anche per un eventuale attacco laterale, eccetera, eccetera. Insomma, sono preoccupazioni un po' ovunque su queste cose. E quindi voglio dire, la situazione è in ogni modo ancora tutto da definire e non si capisce bene dove appunto qui la situazione andrà a parare, anche se io credo che alla fine questa cosa qua con molta probabilità non si farà, dico non si farà, ma però questa è la mia ipotesi, perché penso che visto che Obama ha dei problemi, insomma in America l'opinione pubblica è una sua stragrande maggioranza, si parla del 70% secondo i sondaggi, la popolazione degli Stati Uniti è contro l'intervento militare del proprio governo contro la Siria, e nel resto del mondo è ancora uguale, anche se non di più, quindi penso che la situazione non so dove andrà. C'è a finire. Anche il Papa di mezzo, Papa ci sarà una manifestazione in piazza San Pietro contro la guerra. Esattamente.
Questa è appunto la situazione che noi dobbiamo dire. In ogni modo, diciamo, sono anche articoli che appaiono dal sito di Aurora, questi articoli fanno controinformazione. C'è anche un intervento dell'economista americano in controcorrente, Lyndon LaRouche, che si è espresso contro il suo governo. Quindi non è solo controcorrente, è stato costretto a scappare perché talmente è stato contro il sistema, esatto, che alla fine, come al solito, l'hanno accusato di evadere le tasse ed è stato costretto a scappare. Adesso sta in sì, Germania, perché non sanno di cosa accusare, perché è come quel tale che guarda la pagliuzza nell'occhio altrui dimenticando il travone che è nei suoi. Esattamente. Perché infatti Lyndon LaRouche è una cosa, guarda, scandalosa, perché sì, se qualcuno viene a dirmi che gli Stati Uniti sono il paese più democratico al mondo, guarda, gli do una pedata, lo dico io, perché guarda, sarebbe un'oscenità mostruosa fare questa affermazione, soprattutto per il caso di Lyndon LaRouche, che è un caso scandaloso. Non sono mai stati, non ricordo, per non parlare quello prima di Strafano, è uno dei pensatori più geniali, più intelligenti, più profondi che l'umanità ha avuto sicuramente dopo Ezra Pound. Ha sostenuto delle tesi che noi non approviamo, ma nell'80% dei casi noi siamo perfettamente coerenti con quanto ha sostenuto e continua a sostenere Lyndon LaRouche, il quale ha sempre ragione alla fine, soprattutto quando si scaglia contro il potere peraltro fittizio e non giustificato né moralmente né geopoliticamente, che gestisce oggi gli Stati Uniti d'America. Quindi Lyndon LaRouche da tanto tempo sostiene che bisogna inserire e reinserire la Glass-Steagall nella gestione delle banche, e noi sosteniamo con lui che è importantissimo. Ci sono delle banche che possono fare speculazione finanziaria, le altre devono solo servire da deposito per i cittadini. Ecco, un'altra cosa, volevo fare una presentazione per una questione di merito. Le notizie della Siria che ho detto prima le ha fornite gentilmente quello che si fa chiamare Teo Nerazzurro 88, il quale si aggiorna benissimo, si aggiorna in modo veramente preciso su quello che sono le situazioni, che poi corrisponde in realtà, perché anche i media, diciamo, anche i media ufficiali sono costretti ad ammettere quello che Teo Nerazzurro 88 appunto pubblica. Notizie che li prende da siti veramente non sono molto conosciuti, proprio perché fanno controinformazione, ma dicono cose che veramente sono tali, e quindi va dato un merito a questo ragazzo qui, che veramente dà un contributo notevole per farci capire meglio la situazione che accade da quelle parti. Allora, oggi cosa parliamo? Allora, senti, io prima di entrare nel merito delle tante cose, tu hai dato un'informazione importantissima sulla quale, volendo, possiamo anche intervenire, ma mi sembra che quello che hai detto sia perfettamente chiaro. Oltretutto ormai si sa che, come avevamo preconizzato ieri e i giorni precedenti, le famose bombe chimiche sono scoppiate tra le mani dei tagliagola finanziati dagli Stati Uniti, da Israele, infatti, dall'Arabia Saudita e dall'Inghilterra e dalla Francia, e noi ci auguriamo vivamente che questi scoppi abbiano evirato una buona parte di questi tagliagola. L'augurio anche che questi tagliagola, una volta catturati, siano regolarmente evirati, perché è una condizione che trovo perfettamente naturale. No, dal gatto. Sono talmente il gatto famoso, teste del gatto. Gatto che le prende, quello dice, sì, il gatto. Allora, sì, sono talmente teste di cazzo che gli basta la testa per quella funzione. Esatto. Quindi tagliare tranquillamente, cosa che farei io tranquillamente con queste persone una volta carappiate, no? non è una novità, perché noi sappiamo perfettamente che l'URSS è crollata non per le benedizioni di San Wojtyla, ma perché c'è stata una guerra in Afghanistan, dove quando gli afghani, cioè i
prendono quei poveri disgraziati, sì, trovavano il modo di far di tornare a potessero più erano in condizione di non procreare, non poter più procreare, capito? Allora, ci vuole quel gatto che hai detto ieri. Sì, poi soprattutto a quelli che restano in vita gli mettiamo il gatto, il famoso gatto che si aggrappa ai coglioni con la bocca, capito? Si aggrappa così ai coglioni. No, ma gatti allevati appositamente per mordere i coglioni. No, ascolta, a proposito di gatto, sì, mi hai fatto venire in mente di quel tipo che ti ho parlato ieri, Kamikaze, è presente? Kamikaze, però, che non è solo, cioè un nickname che lui usa, appunto, Kamikaze, ma non è solo Kamikaze, c'è aggiunto un'altra parola che ho sbagliato. Adesso lo dico perché non mi va di creare problema questo signore, perché altrimenti lo metterei, insomma, in una situazione un po' difficile, anche se lo meriterebbe. E dopo ti parlo anche di questo signore qui, ti faccio per capire alcune cose. Adesso vai avanti. Sì. Allora, io qui c'è il breviario del Libertino, dove c'è una frase che mi ha colpito profondamente, la sua profondità. Bene. Dove la frase è praticamente attribuita, ma sicuramente è vero, a quel grande scrittore che è stato Donatien Alphonse François de Sade. Non mi suona nuovo questo qua. Donatien Alphonse François de Sade, l'autore di Juliette ou le prosperité du vice, Giulietta o le prosperità del vizio. Ah, dici? Perché la funzione del vizio, la finzione del vizio, sì, al vizio inclina, come diceva un grande poeta che era il Metastasio, al can che lecca cenere non propinar farina. Allora, avanti. Dice questo grande De Sade, da cui poi è ricavato il termine di sadismo, grande autore libertino della Francia pre-rivoluzionaria. Bisogna stare attenti soprattutto alla religione. Nulla può sviare dalla retta via come i suoi pericolosi suggerimenti. Ottimo. Chiaro, no? Chiarissimo. E quello è. Chi è che distrae dalla retta via i giovani? La religione. Purtroppo chiaro, sì, no? Ma io ho sempre detto che le religioni, in sostanza, hanno fermato il pensiero umano, che poteva essere molto avanti. Ma non mi riferisco solo a quella cristiana, attenzione, mi riferisco un po'. No, in generale. Quella cristiana c'ha una bella responsabilità. Ma certamente, merito. Basta vedere il caso Galilei. Basta vedere quello, ma non solo quello, basta vedere il caso cose. Giordano Bruno. Basta vedere come sono comportate con le civiltà Azteche, Maya e Incas del centro Nord America, Sud America, no? Che hanno fatto distruggere documenti importantissimi di studi astrologici, astronomici veramente importanti, che purtroppo non sono arrivati a noi perché distrutti, ma posso andare anche indietro. Basta vedere a quello che hanno occultato sulla civiltà ellenica e anche romana. Lo sai che poi i benedettini hanno preso il monopolio loro di tramandarsi certe opere con le dovute veline. E continuano a cercare di occultare. E certo, con le dovute veline, appunto. E quindi, voglio dire, su questo punto non ci piove, è un fatto che bisogna affermare. Qui non vuol dire che qui non ce l'ha con nessuno, cioè non è che ce l'abbiamo con la Chiesa, con quale. No, beh, io bisogna dire cosa come sta, punto. Vabbè. Tu non ce l'hai, io ce l'ho. In ogni caso vi leggo un racconto di questo grande Poggio Bracciolini, che è stato un grande raccontatore, novelliere medievale. Dimmi. Due amici al passeggio discutevano se fosse maggiore la voluttà nel fare all'amore o nello sgombrarsi il ventre. E videro una donna che non aveva mai disprezzato di trovarsi con gli uomini. Chiediamola a costei, disse uno, che è esperta in entrambe le cose.
No, rispose l'altro, costei non può giudicare la cosa, perché fece all'amore di più che non abbia cagato. Dai, ma si può. Allora, bisogna sempre nelle cose distinguere bene, no, quando vai a giudicare. Come fai a giudicare se non sai esattamente quali sono i precedenti? Appunto. È tutto lì la questione. Per cui quando noi parliamo di crisi della Siria, di attacco alla Siria, prima dobbiamo conoscere come stanno le cose, poi dobbiamo sapere chi sono quelli interessati allo smembramento della Siria e poi giudicare qualora avessimo i dati esperienziali, no? No? Perché nel caso di quella donna che faceva più all'amore che cagare, non poteva, non era in condizione di giudicare, no? Se si godeva di più a fare l'amore o a scorreggiare. E lei mette il punto. E queste sono cose che noi potremmo chiedere a Obama, ad esempio. Ecco. A Obama, agli esponenti dei fratelli musulmani, ad esempio, no? Queste sono le persone che per noi potrebbero essere competenti in questa materia. D'altronde, nell'ambito di un giudizio affrettato, noi dobbiamo sempre dire che nell'incertezza colpisci. Sì. Mentre il fondamentale principio di precauzione, che vale per la difesa dell'ambiente e della natura, nell'incertezza bisogna rinunciare. Sì. Nel caso invece dei conflitti o dei presunti conflitti, nell'incertezza bisogna colpire. Esattamente. Per cui giustamente Putin ha detto: vuoi attaccare la Siria e io ti distruggo. Dice: no, Israele perché è troppo coperto, è troppo protetto, ma io ti distruggo l'Arabia Saudita. Appunto. Ecco perché qualche giorno fa, io dissi che il problema è quello dello scacchiere. Sì, sì, è vero. Tu devi giocare su uno scacchiere, no? E sullo scacchiere uno dice una cosa e l'altro dice quell'altra. Tu colpisci la Siria e io distruggo l'Arabia Saudita. Vediamo chi vince. Ah già, bella, bella questa. Ma in effetti c'è un gioco sotterraneo che purtroppo si può intuire solo guardando la carta geografica, come dici tu, si può intuire che cosa succede a livello di diplomazia segreta, perché chiaramente in queste ore sono convinto che a livello di servizi segreti, di diplomazia segreta, c'è un grande traffico fra Mosca e Washington e anche Israele, perché non dimentichiamoci quando gli iraniani dicono: se succede qualcosa alla Siria, noi colpiamo i mandanti, e hanno detto anche chi è il mandante, proprio l'ha detto chi è. Esattamente, certo. Perché i mandanti sono loro, perché anche il Giulietto Chiesa dice: Giulietto Chiesa, attenzione, non parliamo di uno, non parliamo di Giovanni Preziosi, che uno dice: ah, Giovanni Preziosi, a parte che di Giovanni Preziosi pochissimi lo conoscono, chiusa parentesi. Oltretutto. Ma Giulietto Chiesa ha detto più di una volta: Israele tira sempre per la giacca gli Stati Uniti nelle sue guerre. Io dico: esattamente, sarai con la Siria, ma fatta tu la guerra, ce la fai tu. Ma non che vai a rompere le palle a mezzo mondo per i tuoi interessi. È naturale. E questo è il punto. È naturale. Fai tu in guerra. È naturale. Ce l'hai con l'Egitto, benissimo, te la fai da solo la guerra, te la fai a fanculo, tu e è tutto il resto. È finito. Sono finiti le guerre del 1947-48, dove gli ebrei erano ultra armati. Certo. E gli arabi e soprattutto nel 67 le armi sufficienti. Erano super armati anche nel 67 e nello 73, la guerra degli Yom Kippur. Esattamente. Lì gli andò bene perché gli arabi non sapevano combattere. Perché anche questo gli è andato bene, però non erano nemmeno armati, poveracci. Ma oltre a quello, ma non avevano una mentalità, diciamo così, strategica a livello europeo, se vogliamo dire a livello tedesco, no? Non l'avevano chiaro. Ma adesso dopo il 2006, quando gli Hezbollah hanno fermato i carri armati di Merkava in Libano, i carri israeliani, le cose sono un po' cambiate. Perché Israele sa benissimo che non può fare la guerra da solo né contro l'Iran perché verrebbe inghiottito. Non può fare la guerra né contro la Siria da solo, non può fare, adesso che la Siria è stata aiutata dai russi,
Di conseguenza, anche lì, vedi, perché il problema poi è quello, cioè il problema che oggi turba il mondo e lo mette in subbuglio ogni giorno, cioè sempre più intenzioni, eccetera, eccetera, che è proprio il problema palestinese-israeliano, che purtroppo coinvolge tutto il mondo occidentale, non solo, cioè, nel senso economico, esattamente, gli speculativi, cioè. Allora, gli iraniani hanno parlato chiaro, no, vuol dire che copiamo i mandanti. Quindi, a un certo punto, io lo dico io, ma questo penso di dire una cosa almeno sensata, poi chi non è d'accordo vorrei che mi scrivesse e mi dicesse che ho torto. Io mi domando, avete rotto il coglione a mezzo mondo per andarvene un'altra volta in Palestina? E va bene, ci siete andati. Ma che un'altra Mussolini, volta? Ci sono anche Mussolini in Palestina. Ecco, anche Mussolini diede una spinta in funzione dell'inglese di fare uno stato israeliano, uno stato ebraico, come sappiamo, no? Esattamente. Ecco, esattamente. Allora che succede? Succede questo. Voi siete lì, ma dico io, ma perché non fate come la Svizzera? Come gli svizzeri vivono ormai da parecchi secoli, vivono... Ah sì, la passione, bella, no, non dicevo, questo è un da vedere. Sto dicendo, in Svizzera. Sì, ma a parte quello, qui ci stanno due contendenti, eccoli qui, due contendenti. Volevo dire, in Svizzera. Abbiamo l'ebreo e il palestinese, ecco. Sì. Dicevo io, in Svizzera convivo da secoli. Comunità romancia, una comunità di 20.000 abitanti di lingua neolatina. Poi gli svizzeri italiani di Ticino, gli svizzeri tedeschi, gli svizzeri francesi. E dico io, ma gli israeliani e i palestinesi, perché non fanno come gli svizzeri? Cioè, fa la federazione di Stati, tutti stanno insieme. Cioè, allora mi domando, perché non lo fanno? Cioè, non vivono in pace questi qui? Cioè, vuol dire, almeno si riconciliano, cioè, stessi diritti e stessi doveri. Perché? Perché gli israeliani continuano a torturare i palestinesi. Ecco, ma diciamo per quale motivo torturano i palestinesi? Ma perché sono israeliani? Ci sono altre spiegazioni. No, perché, per motivi loro religiosi anche. Però voglio dire, se uno vuole vivere in pace, tu devi avere e dare. Allora vuol dire, io credo che la Palestina dovrebbe essere così. Le potenze mondiali come Stati Uniti, Russia, Cina, no? Che hanno un peso, diciamo, militare e politico enorme, dovrebbero costringere questi signori qui a dire, ragazzi, adesso basta, state lì insieme, se volete state fuori le balle, mentre siamo con questi qui, lavorate insieme e vivete pacificamente tutti insieme. Questo cos'è che è Petranza? It's a pound, acquisti e detti memorabili, aforismi e detti memorabili. Beh, questo deve essere un bel libro. Perché Strapanti, quando diceva che i suoi euforismi erano pieni di grande significato, di quei che andrebbero letti e discussi. Direi. Anche. Quindi ecco perché dico che i palestinesi e gli israeliani, o meglio, io spero che non tanto da parte palestinese, ma da parte israeliana, che ci sia gente di buon senso che arrivi a far sì che quella terra mortariata, che è la Palestina, che adesso c'è Israele, adesso metà Israele, metà Palestina, possa fare tutt'uno, tipo la Svizzera, vivere federatamente, cioè vivere insieme, perché poi... Ma è quello chiaro. Che loro non vogliono, loro non vogliono. Allora bisogna far capire perché non vogliono. Qualora qualcuno, e lo sappiamo chi è stato, ha cercato... ed aveva le credenziali per poterlo fare, ha cercato di fare un accordo con i palestinesi e l'hanno subito ammazzato. Sì, Isaac Rabin, ti ha parlato. Esattamente. Esatto, Isaac Rabin per esempio è un esempio bello, perché veramente voleva fare questa cosa qui, e poi l'hanno ucciso. Ecco, questo uno deve far pensare. Esattamente. Porca miseria. E lui sapeva perfettamente che l'avrebbero ucciso. Sì, lo so, e lo sa anche lui. Un vuoto attorno. Perché i primi a non volere che ci sia un elemento di pacificazione in quell'area sono gli americani stessi, per cui qui noi abbiamo l'intersecarsi degli interessi israeliani, della lobby sionista cristiana e in più gli interessi geopolitici degli Stati Uniti d'America associati a quelli della City di Londra. Senti, a proposito israeliani, attenzione, c'è una notizia che è arrivata adesso. Me l'ha mandata sì. Turrisi, ma parlo del giornalista Gianni Lannes, il quale Gianni Lannes dice in sostanza che nell'attentato, un attimo che sto guardando qua, un attimino che lo guardo qua, la notizia è qui, nell'attentato di Ustica, almeno secondo lui, ci sarebbe la mano del Mossad.
Beh, lo sappiamo. No, scusa, la notizia è sbagliata, scusate l'errore, ma l'ha mandato un sito CRI Italia. Allora, Ustica, la strage di Israele insabbiata dalla NATO. Questo è il titolo. Il sito è, ripeto, CRI Italia, anzi, e poi sarebbe http poi sulla testa giannilanes.blogpost.it. Allora, ripeto, http slash, le due cose in diagonale, poi sulla testa giannilanes.blogpost.it. E c'è questa notizia in cui questo giornalista controcorrente, che diciamo così, che veramente fa il giornalista, è uno molto coraggioso, ha dimostrato, e qui presenta anche dei documenti, dice che appunto dietro di Ustica ci sarebbe la mano del Mossad. Tra l'altro anche Gianni, lo scrittore siciliano, romanziere, scrittore Leonardo Sciassa, dice che l'Italia è un paese senza verità. Guarda, è la verità, non si può dar torto, perché sono passate cose, più di 30 anni di Ustica, sappiamo ancora un tubo, cioè sappiamo come la dinamica dell'incidente, come si sa, però non si vuol dire chi è stato, anche se si può immaginare chi è stato. Allora, e lui qui produce una serie di documenti, dopo adesso ti mando questo link, così tu te lo commenti. Ecco. Allora, ti posso garantire subito, sì, che si seppe subito chi erano quelli che avevano provocato la caduta, l'abbattimento dell'aereo di Ustica. E subito dopo, nel proseguo di qualche anno, le stranissime morti di tutti quelli che avrebbero potuto interferire, parlare eccetera, hanno confermato quello che noi abbiamo sempre sostenuto. No, ma sono morti. Ti dico che la notizia che io ebbi su quell'argomento la ebbi il giorno stesso, quindi praticamente. Sì, ma infatti i testimoni di Ustica sono stati tutti assassinati. Sono oltre 100, tutti assassinati. Sono oltre 100, tutti. E tra cui anche dei militari che sono stati assassinati, quelli che sono stati assassinati di sicuro sono una quindicina, una ventina. No, di più, quei due aviatori, compresi quei due aviatori. Sì, che sono stati uccisi inviati a Ramstein in Germania durante una manifestazione aerea. No, sì, quello sono morti, ma i due aviatori erano i due che erano stati inviati perché erano di pattuglia a pratica di mare, sì, aeroporto, alle porte di Roma, sì, quando non si seppe più nulla dell'aereo, furono mandati questi due aerei a vedere cos'era successo. Quando questi si trovarono all'altezza del promontorio di San Felice Circeo, furono richiamati e fu loro detto di tornare immediatamente all'aeroporto. Ah sì, è vero, questo ho sentito, e sono morti anche loro. E sono morti, allora su questo argomento dobbiamo aggiungere, allora, e su questo ti posso essere ancora più preciso. Prego. Quando andai a parlare con un esperto di aeronautica, in relazione a quello che è successo a Ramstein, costui mi disse laconicamente queste parole che mi si sono impresse nel cervello. È vero, va detto, che i piloti pilotano gli aerei nel cielo, ma gli ordini arrivano sempre da terra. Eh già. È chiaro, no? Per cui ci vuole pochissimo per interferire su quegli ordini. Capito? Sì, caro mio. Questa è la faccenda. È molto Tant'è chiaro. Vero che i due si sono impattati, si sono scontrati l'un l'altro, cosa mai accaduta prima di allora e che probabilmente mai accadrà in futuro. Non solo, ma ti voglio fare presente che quell'avvenimento fu una strage, perché morirono circa 90 persone, sì, e moltissime ne rimasero ferite e mutilate. Ebbene, di quella enorme tragedia non se ne è più parlato. Purtroppo. È così. No, purtroppo. È una constatazione. Sì, non è purtroppo, è una constatazione. Purtroppo non se ne è parlato, perché
si sarebbe dovuto parlarne e arrivare a una conclusione, invece niente, silenzio. Ma ce ne dovrebbe parlare tutti i giorni. Qualsiasi giornalista che scrive un articolo dovrebbe come minimo fare riferimento a quell'incredibile e inverosimile incidente, cosa che nessuno fa, o se qualcuno lo fa perché gli scappa la penna, chiamiamola penna, sì. Poi ci pensa il direttore a cancellare la frase. Purtroppo è già successo e io ho avuto testimonianze di questi fatti che succedono nelle redazioni italiane, ma non solo italiane. Cioè, visto che parlo di libertà di stampa, tante belle parole, poi invece quando vuoi dire le cose veramente, altro che libertà di stampa, molto peggio, ma anzi, dittatura totale, non ti fanno dire nulla, e nulla ti fanno scrivere. Certamente. Questo è chiaro, certamente. Purtroppo è così. Ma se tu pensi, no, ma cioè, veramente, io non lo so, qui siamo in uno stato comatoso che fa paura, e va avanti in questo modo, ti ripeto, è... Ma è veramente criminale, cioè nel senso che qui guarda, cosa bisogna fare? Il comportamento è tipicamente cristiano e ti spiego perché. Allora, quando tu scrivi un articolo che non va bene a loro signori, il direttore non è che ti dice, se guarda, qui c'è scritto questa cosa, no? Non va bene, correggi, come se faceva ad esempio... Sotto il fascismo, a parte il fatto che c'erano dei giornalisti che non si facevano piegare e scrivevano quello che volevano, uno di questi era ad esempio Curzio Malaparte, uno di questi, ma erano moltissimi. Tant'è vero che tutti questi, di cui buona parte poi aderirono alla Repubblica Sociale Italiana, ebbero anche l'avventura di finire al confino, ma siccome al confino si stava bene, capito? Che mentre in Russia... E i cosiddetti nemici del regime li mandavano ai lavori forzati in Siberia, dove quei poveracci speravano di morire subito per non continuare a soffrire, e in Italia venivano mandate a Lipari, che è una zona che tutti sanno di villeggiatura, perché magari si potesse andare sempre in Puglia, e anche le isole Tremiti erano posti di villeggiatura eccezionali, bellissimi. No, io ho parlato con un tipo che aveva il padre, ma ti parlo di 25 anni fa, forse quasi, no, forse un po' di più, che aveva il padre che è stato mandato all'isola Lipari, addirittura gli davano 10 lire al giorno, le dicevo quello che volevo dire. Esattamente. Ma cioè, io mi domando, ma che cazzo di. No, dico, ma come si fa a condannare uno così? Cazzo, mi faccio condannare anch'io. Vado contro il sistema. No, dico, magari. Se io avessi la certezza che questo regime mi condannasse per come la penso, ma guarda, dico, e mi trattasse come mi trattava il regime fascista e i suoi oppositori, ma guarda, faccio subito qualcosa che li mandino lì, faccio un reato. Che ne so. Ma se vado lì, sarei felicissimo. Ma chi? Però ma non so, anni a Lipari ci sta benissimo. Gli pagavano anche i contributi. Non esiste l'inverno. No, gli pagavano pure i contributi per la pensione, lo sai o no? Lo sapete? Sì, certo, ma non esiste l'inverno. Non esiste l'inverno. No, certo. E poi vanno a elogiare il padre del proletariato, il padre dei lavoratori. Sì, sì. No, dico, sì, il baffino. Peppino il baffone. No, capi? Cioè, vanno a dire il padre dei lavoratori, ma cazzo, ma ci vuole un fegato qua, è quello che si merita. Allora, per ritornare al discorso cristiano, è questo qui, il discorso cristiano, specie cattolico, ti dice, no, tu sei libero di scrivere quello che vuoi, salvo poi quando l'hai scritto, io ti arrivo con la mannaia e ti taglio la testa, perché questa era la regola dell'Inquisizione, ti si diceva, massima libertà di pensiero. Poi provati a scrivere qualcosa che non va bene, ti ritrovi con una fascina accesa, no? Che ti brucia. Sì. Prima brucia i piedi del culo, poi brucia tutto il resto. È vero. Giusto. No, ma è così. No, è così. Purtroppo è così. È il criterio appunto dell'assenza di una censura preventiva, che è un sistema ignobile, vergognoso di punizione, perché siccome non c'è la censura preventiva, se tu non vuoi essere censurato, ti devi autocensurare a priori. E siccome però non sai quali sono i tuoi limiti, perché non te lo dice nessuno, tu ti autocensuri ancora di più, no? Di quanto non ti censurerebbero loro. Certo.
Questo è l'infame meccanismo del catto comunismo, no? Sì, sì. È così. Chiaro, no? No, è così. Dove il catto comunismo è la sintesi dei due fondamentali aspetti negativi di queste due religioni, chiamiamole così, no? È chiaro che io chiamerei cazzo comunisti, perché sono ancora un po' più delicato, no? No, ma comunque la realtà è questa qua. Ma guaio è che c'è molta gente che ancora crede che l'asino vola, ma e che ci possiamo fare? Certo, ma lasciano credere, anzi io gli proporrei a queste persone di salire sull'asino. Appunto. Forse sarebbe sali ora. Sull'asino e fatti una volata, una volta per tutte. Sì, veramente. Sì, perché forse. No, perché vedi, l'unico modo per capire è quello di sbattere la testa contro il classico muro. È naturale. Purtroppo ancora non lo fanno, anzi, nonostante che l'abbiano fatto, ancora che continuano a sbattere. Sì, ma questi più. Hanno bisogno di. E questi hanno bisogno di qualche aforismo di trapano, sì, leggicelo. Allora, molto no, bene, c'è una frase che mi è piaciuta molto. Dice: la funzione della civiltà è di deprezzare i valori materiali e di elevare i valori dell'intelligenza. Molto questa bello. è la vera funzione della civiltà. Per cui, in tutti i casi in cui avviene il contrario, cioè nell'Italia di oggi, non c'è civiltà. Non c'è né civiltà né civilizzazione. Questa è la faccenda, no? Dice, la conoscenza non è cultura. Il campo della cultura comincia quando si è dimenticato non so che libro. È lì che, è come diceva quell'altro, la cultura è quello che resta quando ti sei dimenticato la nozione, che era la cosa vera. Oh, dice, il dogma religioso è un insieme di arbitrarie e non dimostrabili affermazioni sull'ignoto. Ed è verissima. Dice ancora, all'inizio c'era la parola e la parola è stata tradita. Sapessi? Il dogma è un bluff basato sull'ignoranza. Il temperamento monoteistico è stato la maledizione del nostro tempo. Bello, questa è una sacrosanta verità. Allora senti quest'altra, il cristianesimo come viene praticato si riassume in un comandamento caro a tutti gli ufficiali, all'americana IMCA, Associazione Cristiana dei Giovani Uomini. Ai burocrati eccetera, tu ti devi occupare degli affari del vicino prima di occuparti dei tuoi. Già. Dice, i due grandi ostacoli alla fratellanza umana sono la religione e la nazionalità, e la religione è probabilmente la peggiore. Sì, sicuramente, purtroppo sì, perché sappiamo cosa ha provocato. Senti questa, una religione è dannata e confessa la sua estrema impotenza il giorno in cui brucia il primo eretico. Ora noi sappiamo perfettamente che l'unica religione che ha bruciato gli eretici è stato il cristianesimo. Sì. Non mi risulta che esistano altri eretici nelle altre religioni, e men che meno al confucianesimo, al buddismo, all'islamismo in senso lato. Non ho mai saputo di un islamico che sia stato bruciato vivo. Nemmeno io. Ma invece nel caso di cristianità, il caso di Giordano Bruno Guerra, c'è su da Giordano Bruno, è emblematico, no? Per dire. Sì, ma è uno dei 100.000. Esattamente. Ma come altri casi. Tutte le religioni. A proposito di bruciare, scusa, ma perché fu bruciata Giovanna d'Arco? Giovanna d'Arco, no, il discorso lì è diverso. Allora, praticamente,
Siccome Giovanna d'Arco era una specie di eroina, sì, una femmina, una giovanissima femmina, sì, che aveva entusiasmato i combattenti, sì, allora loro non la potevano condannare, eliminare in quanto tale. Ah, no. E siccome lei diceva, che sentiva delle voci, cosa probabilissima, perché capita in certi invasati di sentire le voci, allora l'hanno accusata di stregoneria, perché era quello che volevano fare loro, la volevano eliminare, perché erano gli inglesi che volevano eliminarla, perché Giovanna d'Arco rappresentava un grossissimo rischio per il potere inglese in terra di Francia. Ho capito. Tant'è vero che Giovanna d'Arco è stata nominata la patrona dei francesi. Infatti questo sì. Capito. Al momento opportuno, poi, quando lei fu condannata e bruciata, chi avrebbe potuto prendere le sue difese, perché era stato portato al trono proprio grazie a lei, non ebbe il coraggio di farlo. Però ricordiamoci bene che Giovanna d'Arco, qualche decennio dopo la morte, perché la madre si interessò della questione e andò a fondo sulla questione, è stata poi riabilitata. Beh. E pochi lo sanno. Pochi lo sanno. Questa è una bella notizia storica di grande importanza. E il fatto che sia stata riabilitata grazie alla mamma di lei, beh, insomma. Certo. È una bella, queste sono cose veramente belle, no? Che molti genitori a volte... Ma è stata riabilitata, no, dico, agli inglesi. È un esempio perché di oggi perché che purtroppo eliminato. Non sempre difendono bene i figli, ecco. No, dico, è importante questa cosa qui. Avevano eliminato per il tramite di quei pretacci immondi, no, che l'hanno condannata, avevano eliminato il vero nemico. Poi, quando tu l'hai eliminata, lo puoi riabilitare quanto vuoi, no? Ah, questo sì. Noi possiamo ripetere quanto e come vogliamo che Mattei è stato assassinato da loro, ma quando Mattei non c'è più, che era Mattei, che era apprezzato, onorato e seguito da quei popoli, perché sapevano che era un uomo che prometteva e quello che prometteva faceva. Esatto. Una volta morto Matteo lo puoi anche riabilitare, cioè puoi anche dire che sono stati loro che l'hanno assassinato. Sì, però se ne frega, hanno il potere in mano. Se ne frega di riabilitarlo, allora, anzi, non fa più di niente. Tanto i giudici che devono indagare, come quello di Macerata, che ha preso in mano l'inchiesta su Matteo, che confermò e ufficializzò che Matteo fu assassinato, che è successo? Niente. È successo niente, perché ormai niente, è troppo tardi. Niente, no, nonostante una perizia micidiale che fece l'ingegner Pirrao del Politecnico, sì, di Torino, che addirittura trovò, dopo oltre 40 anni, resti di esplosivo, sì, sull'aereo. Esattamente. Gianni Minoli, questo ingegner Pirrao. Esattamente. È un perito che si occupa di incidenti, eccetera. Sì. E anche un perito balistico. Fatto dire, se l'avesse detto l'ingegnere là per là, di meccanica avrebbe fatto a Torino, punto fine. Al Politecnico. E devo se l'ingegnere che... l'avesse detto a cose avvenute, appena avvenute, avrebbe fatto una brutta fine. Ah, sì. C'è un altro suo posto quando successe oltre 40 anni fa, cioè siamo nel 62, quindi anzi 51 anni fa, devo dirti che sicuramente qualche perito che avesse osato confermare quello che ha confermato a Pirrao oltre 45 anni dopo, beh, sicuramente non sarebbe rimasto vivo. Questo da mettere in considerazione. C'è morto anche Mauro De Mauro, no? Sì, c'è morto anche Mauro De Mauro. È sparito. Esatto. Tra virgolette è sparito, Assassinato, ma più ritrovato. Come niente fosse. Esattamente. Allora io concluderei con due cose. La prima, sì, è questa. Un'altra frase del grande Ezra Pound. Tutte le religioni sono dannose perché tutte le religioni cercano di inculcare un certo numero di affermazioni abbastanza sane, giuste e benefiche per mezzo di affermazioni che sono pura frode, errore, volontà del potere, oppure una predilezione personale o delle specie prescindendo dal temperamento o dalla natura degli altri. Bello. Che mi sembra una delle frasi più profonde
Per concludere ti vorrei dire che non so se tu sai quello che è accaduto nel nord d'Italia. No. Esattamente, in una cittadina. No, è bisogno che tu lo sappia. Dimmi, capito? Dimmi. Io me l'ero appuntato. Dimmelo per bacio. Me l'ero appuntato, è troppo importante, no? Dimmi. C'è stata un'invasione. Di che? C'è stata un'invasione. Ah sì? Ma invasione di chi? Adesso te lo dico, beh, vedi che è strano quando uno ma non riesce... Un'invasione sibaritica? No, quello è il bello, è questo qui, c'è stata un'invasione, vedi, io l'ho segnato, no? E a questo punto, a proposito di sibariti, sappi che sto preparando, entro questa sera farò distribuire tramite internet le litanie del Dio Priapo. Ah, bene. Sì, va bene. Sì. E poi ma che è successo in Italia? Allora, quando a quelli che le diranno, noi gli regaleremo lo scapolare di Priapo. Benissimo. Capito? Certo. Oh, ma che è successo? Ma quando è successo, scusa, questa cosa in Nord Italia? Allora, è successo in questi giorni a Saluzzo. Ah, Saluzzo è in provincia di Torino, Piemonte. No, Cuneo, mi sembra, esattamente. Cuneo. Esattamente, a Saluzzo. Sì. E che è successo? C'è stata un'invasione di procioni. Lo sapevo io che c'era una connessione con quel popolo preromanico. E appunto, quindi là ci sono i procioni, dalle parti tue ci sono i frocioni. No, dove ci sono io, vedi? Io sono qui, attenzione, sono qui vicino. Sì. A due cose molto vicine, uno è il Busento e l'altro è la Basentana, che è diverso dal Busento, e sono vicini, sì. Ma è diversa. Quindi sono dei diversi. Sì, no, sono vicini, però sono diversi. Io però vado sempre sulla Basentana perché sì. Su un Busento non ci vado, perché anzi mi sto alla larga, perché il fiume è in piena, ci sono i frocioni, piena che ti anneghi là, manca poco, qui bisogna stare attenti, sai com'è? lì si bagnano i frocioni. No, ecco, volevo dire una cosa, Giorgio, per concludere, è una cosa che è un po' personale, ma devo dirla. Allora, io sono il tipo che, questo anche per rispondere a un certo Kamikaze, no? Che vabbè, io dopo ti dico che uno è un po' malato, diciamo così. Sì. Sono il tipo io che quando mi alzo al mattino penso sempre di fare meglio di ieri. Oppure sì. Io ho avuto una fortuna in mia vita che sono stato al posto giusto, al momento giusto, con le poche persone validissime giuste. Io ho avuto l'onore di conoscerti 3 anni fa. E grazie a te ho conosciuto altre 3 persone che voglio citare, cioè Giuseppe Turrisi, sì. Giampaolo Cucciarelli e Orazio Ferniani, che siete persone veramente magnifiche, devo dire, mi hai dato tanto, ed è bello fare qualcosa per dare qualcosa ad altri, che ai quali a loro volta si spera che possano recepire ciò che noi diciamo, e che possa fare qualcosa per migliorare un po' la situazione, perché come ha detto Beppe Grillo in uno dei suoi tanti discorsi prima delle elezioni col suo Movimento 5 Stelle, ha detto semplicemente una frase che per me è significativa, ha detto che se ognuno di noi non riesce qualcosina di suo, nulla può succedere in questo paese, e non solo in questo paese, se vogliamo esattamente cambiare. Esattamente. Quindi devo dire che Accademia della Libertà, da questo punto di vista, sta facendo più che qualcosa, anche con le tue denunce di Orazio, eccetera. E quindi c'è qualcosa da imparare. E allora volevo dire al signor Kamikaze, tu Giorgio sei una persona che mi puoi dire qualche di pare, come tu, come Orazio, come Giampaolo, come Giuseppe e come Elia, anche voglio citare qui anche Elia,
mi potete dire qualche ripare, perché so che se mi dite anche le cose più brutte avete la vostra ragione. Tipi come Kamikaze non hanno il diritto di dire nulla, perché meritano il gatto che si aggrappa a quel posto lì, che li stringe dopo, soprattutto dopo quello che ha scritto sul Giappone, il giapponese, per non dire cose personali, lasciamo stare. A Kamikaze gli vuole dare un compito ufficiale, d'oggi in poi quando scriverà qualcosa lo manda a lui che corregge le bozze, così almeno io evito errori di grammatico, di sintassi, a volte caso scrivi, no, ti sfugge nella fretta delle cose, perché io se scrivo una lettera ci metto anche un'ora, no, per non sbagliare, però quando tu fai di fretta, che il tempo è quello che è, purtroppo sbagli, è così, è la verità. Allora a Kamikaze gli dico, guarda, lo nomino ufficialmente correttore delle mie bozze, sperando che nel correggere le mie bozze e correggendo i miei strafalcioni, tra virgolette, possa imparare qualcosina, lui e tutti quelli che purtroppo pensano come lui. Perché dico questo? Perché tu sai, come tu hai detto, quando noi ci esponiamo pubblicamente, è chiaro che ti devi aspettare di tutto, no? Però io ti dico, certo, ho imparato la tua lezione. Io ti dissi un giorno che il re Vittorio Emanuele III, quando si incontrò con gli alleati dopo il disastro di Caporetto, andò dicendo, vedi, fa in guerra si va con il sacco per prendere il bastone per darle. Quando io ho raccontato a te questa storia, tu mi hai risposto, no, caro Ubaldo, io vado solo con un bastone, senza sacco, ti ricordi? Hai detto così? Certo. No? Ecco, bene, io a questo punto, certo, dico, il sacco l'ho buttato la spazzatura e ho in mano solo i bastoni. Punto e stop. Ti ho detto che tu... Allora, io vorrei concludere. Sì. Da questo importantissimo testo. Sì. Dimmi. Concludiamo, perché il tempo è già... Ah, la porta senza porta, quello di ieri, sì. La porta senza porta. Esatto, siamo già oltre, cioè, 50 minuti. Dalla quale dobbiamo tu chiudere. Entri e esci contemporaneamente. Dalla quale tu entri e esci contemporaneamente, la porta, sì, senza porta, no? Esattamente. Per gli uomini col corpo o senza corpo. Sì. Allora, per camminare sul filo tagliente di una spada, percorre su un levigato lastrone di ghiaccio, non c'è bisogno di seguire nessuna impronta. Cammina sui dirupi a mani nude. Ah, bene. Senti, fino a domani, chiaro? Giorgio. Dimmi tutto. Ti risulta che sui solchi sono state costruite grandi città e che su un solco è stata costruita anche una grande città che ha fatto la storia dell'umanità? Certo. Bene, basta questo. Sì. Ma questa è sempre risposta a Kamikaze, ripeto. Sì, su questo solco sono state costruite con la volontà delle grandi divinità. Bravo. Perché chi agì creando il solco, agiva in un contesto in cui la presenza della divinità era costante. Benissimo. Molto bene. A dimostrazione che chi agisce secondo giustizia agisce sempre in stretto contatto con la divinità. E allora a questo punto gli dèi ci devono essere propizi, o sbaglio? Sempre. Gli dèi sono sempre propizi. Ecco. Tanto è vero che io ho preparato le laudi, ho preparato le litanie per il grande Dio Priapo che distribuirò in serata. Benissimo, aspetto. Intanto ti saluto, ti auguro buon tutto e tieni d'occhio la Siria, quello che succederà, perché sì, ricordami quello che ti ho detto io l'altro, ti ricordi quello che ho detto l'altro giorno che si sta avverando? Sì. La Siria è un punto di riferimento per cui il problema è semplicemente statico. Esattamente. È un problema di prese di posizione. E infatti sono così posizioni. E speriamo bene. Oh, ti abbraccio. Esatto. Ti abbraccio e a presto. Stammi bene, anzi no, speriamo nell'equilibrio del terrore, mi raccomando, perché l'unico equilibrio possibile è l'equilibrio del terrore. Penso proprio di sì, si vi pacem, si vis pacem parabellum. Parabellum, sì, per forza. I romani non si sbagliarono sul punto di vista. A presto. Mai, assolutamente. A presto, ciao Giorgio. A presto. Ciao.